Le leggende raccontano che Trevor non sia mai morto, perché il suo fantasma continua a essere in giro nel mondo di GTA V. Chissà se anche noi oggi avremo la fortuna di incontrare proprio lui mentre muore. Chad Lion, Anna, sto arrivando a prenderti a casa. Oh sì, e si va a fare shopping. Grosso. No, che bello. No, non hai capito, non andiamo a fare shopping. No, assolutamente no, niente del genere. Hai promesso, no. Oggi si andava a fare shopping su GTA, me lo ricordo. No, oggi si va, ho detto. Io proprio mi ricordo che ho detto così. Ti sto venendo a prendere perché si va shopping su GTA. No, si va assolutamente a trovare il fantasma di Trevor. Sì, ma come? No, dai, ma perché? No, no, non è vero. Bella macchina. Ieri notte sei tornata un po' brilla, hai parcheggiato sul tetto. Guarda lì che disastro. Lascia fare. Troppa aranciata. Non mi investa, ma signore. Ma una cifra di aranciata ti sei scolata qui. Allora, io mi ricordo che molti mesi fa, e qualcuno sicuramente se lo ricorderà e mi scriverà hashtag io c'ero nei commenti, io mi dilettavo, mi divertivo proprio. Andavo a cercare i fantasmi. Te lo ricordi, Anna? Guarda, quelli erano veramente bei di Trevor, tempi, ma di Michael. Ho trovato poi l'uomo ratto delle fogne. Insomma, un sacco di creepypasta di GTA. Io me le trovavo tutte. Ma ci andavi te? Perché me devi portare una? Perché me? Con gli anni sono diventato un po' più caghella. Mi sono spaventato anch'io. E quindi adesso. Ho capito, porca me che sono sempre stata caghella. Allora, scusa. Ti spiego l'itinerario, ragazzi. State bene attenti. Allora, noi andremo a nord. Ci inseriremo qui nella zona della roulotte di Trevor. E poi, una volta arrivati sul luogo, dovremo aspettare che si faccia buio. Purtroppo c'è un tempo nuvoloso, però secondo me ci sta anche un po'. Ma non si può andare quando è giorno, tutto soleggiato, bello. Mi dispiace, di notte nuvoloso, magari viene pure a piovere. Allora Anna, mi devi guidare però tu, perché io sto andando. Tu vai sempre dritto, sempre la tua strada magica. Allora, tu sai già cosa aspettarti, Anna, perché mi sembra che non hai capito bene che cosa succede. Sei troppo tranquilla. In realtà io ricordo vagamente qualcosa. Sì, è una leggenda, In realtà non si sa se lo troviamo. Magari poi arriviamo lì, facciamo un buco nell'acqua e non troviamo niente. Cosa pensi che io stia sperando? Tu continui ad andare dritto, Sì, sì, io sto sperando dritto. Quello che tu non lo trovi, perché io non voglio. Ma io penso di sì, invece. Io penso di... Non so più guidare su sto gioco. Allora, una pizza. Questa è una cosa che comunque è sempre stata così. Ma io fatti ti dico, questa bella allora, curva, bravissimo. Così me ne scendo di sotto. Sì, sì, vai sempre. Allora scendi, io ti dico, bravo. Secondo me lo troviamo, perché io ho un certo sesto senso. E mi ricordo che la prima volta quando l'ho trovato ero quasi, non avevo speranza. E poi invece l'ho trovato. Quindi bisogna andare così. Bisogna andare umili, ma crederci, perché l'importante è crederci. Però non ci credere troppo, perché io poi mi spavento. Allora qua devi girare a sinistra. Va bene, devo fare tutto così. Infatti questa bellissima curva, bravissimo, bravo. Peppina, non so guidare più, mi hanno tolto la patente ormai. Ok, ora vai un sempre dritto dove ti porta il cuore. Va bene. Magari ti porta anche lontano da Trevor. Magari al centro commerciale dove volevi andare tu ci porta il cuore. Magari, allora dai, va bene. Allora parlami un po' di preciso, che cosa dovremmo fare? Allora, cioè noi siamo lì, fuori, ci acquattiamo, aspettiamo, giusto? No, dobbiamo entrare dentro la roulotte sua, perché lui giustamente... Dentro la roulotte? No, però, scusa, Ma noi dobbiamo quello molestarlo. Quello c'è morto, magari girato di scatole, ci normale. Vede, ci ammazza. È normale, ma noi dobbiamo andargli dentro, fammi controllare quanto manca, nel caso manca troppo... Ci siamo quasi, manca pochissimo, manca poco. Sei stata anche brava a guidarmi, complimenti, non mi aspettavo. Qua adesso tu tieni la destra, fatti Da qui, Anna, credo di cavarmela da solo, perché mi ricordo questa strada. Questo è il lago, il mare, il lago di Alamo, dove Trevor vive, ha vissuto tutta la sua vita qui. E in teoria penso che siamo anche... Stiamo arrivando leggermente in anticipo, però è già pomeriggio, quindi non dovremmo essere troppo prima. Vabbè, così almeno iniziamo un pochino a scandagliare. Allora, il ci siamo, no? Dovrebbe essere un po' più avanti. Più avanti. Questa macchina era lenta, non c'è stata tanto d'aiuto. Poteva essere un po' più briosa. Allora, adesso qua ti tieni un po' a sinistra. Sì, così. Qua, bravo. Ok. Esatto. Adesso ci sono, giusto? Dovrei vederla. È ancora un pochino avanti. La Peppina. Allora, qui c'è, dovrebbe essere una svolta a destra. Qui, una svolta a destra? Qui? Qua, bravo. Che l'hotel. Poi a sinistra. A sinistra.
E me la sono persa questa, eh. Però ci siamo. Te l'ho detta un po' in ritardo, effettivamente. Qua vai sempre dritto. Sì. E in fondo. In fondo dritto. Casa di Trevor. Sei pronto a scattare fuori? No, non ci sono. Io non sono per niente pronta. Allora, ancora un po' più avanti. Un po' più avanti. Beh, queste sono tutte le case. Eccola lì, me la ricordo. Allora, parcheggiamo. Scendi, bella donna. Ma non posso rimanere in macchina. Assolutamente no. Tanto ancora è presto, eh. Finché non viene la notte. Quella catapecchia là. Sì, è questa qui. Beh, non la conosci. La casa di Trevor è famosa, ormai. Allora, io ti confesso una cosa. Sì, non ho mai tutto. Giocato la storia di GTA. È male, è malissimo, eh. Lo so che è malissimo. Però, insomma, così mi sarei salvaguardata da cose come questa. Invece no, perché ti ci porto io. Allora, Anna, ti spiego. Non voglio. Tu inizi a entrare dentro la roulotte, va bene? Oddio. Ah! No, no, perché? Allora, c'era il sole, c'era il sole. Ma è stato buco. No, non c'era il sole. All'improvviso, eh. Cioè, appena ho varcato il portico, Lion, c'era il sole. Io ho fatto le scalette, sono entrata sotto il tetto. Ho visto. No, c'era il sole. Però, Lion, da un certo sole. Lato, ti dico, mi mancava questa atmosfera. Era troppo tranquillo finora. Invece, adesso mi piace che ci sia questo. Questa atmosfera un po'. Ma no, c'era il sole. Allora, tu inizi a entrare. Io do un'occhiata sul retro, va bene? Allora, curiosamente, c'è il suo pick up. Di solito non c'è il pick up di Trevor. Quindi, sai, trovarlo potrebbe essere anche un presagio, no? Di buona Lion, fortuna. Qua dentro è brutto e ci sono Arrivo. Delle ciapette. Delle ciapette, è normale perché Trevor era un po' un porcello, se lo ricordiamo tutti. Non mi piace il porcello. Arrivo, Anna, stai tranquilla. Adesso entro anch'io e vediamo subito che cosa c'è dentro. Sei dentro, tu mi stai aspettando? Sono dentro che ti aspetto. Eccomi qui. Allora, diamo una bella occhiata in giro, va bene? Dunque, qui ci sono allora. Tutte le sue cose. Vedi, ci sono le sue birre, ci sono le sue cose, la sua televisione, tutto sporco. Il suo ventilatore. Perché naturalmente lui è un zozzone. Si dice, però, che nella storia di GTA, quando tu uccidi Trevor, ma ancora è presto, tu non ti cagare addosso perché ti dico io. Però si dice che lui possa tornare come un fantasma. Questo perché? Perché tu, quando finisci la storia, ormai non ci sono più spoiler, GTA è tanto vecchio che l'abbiate giocato sicuramente tutti. Tu puoi scegliere di uccidere Trevor. E se lo fai, come ho sempre ovviamente scelto di fare io, ovviamente si gira di balle, scommetto. Lui si gira di balle e decide di diventare un fantasma e infestare tutto il posto. E la poi la zona da cui lui decide di iniziare a infestare è proprio la sua roulotte. È vero, è piena di ciapette dalle quali io mi dissocio. Però ti faccio notare che si sono accese le luci. Questo vuol dire, è vero, che in teoria si è fatto. Siamo all'imbrunire, ecco. Anche se ancora c'è abbastanza luce, però dovremmo continua essere vicini. Continua a piovere, brutto tempo. Se inizia a tonare, veramente, allora, io vado via. Hai idea di che ore siano del pomeriggio? Perché secondo me siamo intorno alle 18. Quindi in realtà ci sarebbe ancora un po' di tempo da allora, aspettare. Allora, sì, secondo me dobbiamo aspettare ancora un pochino. Allora io farei così. Nel mentre che noi aspettiamo, ci dividiamo. Tu rimani dentro. Sì, no. È normale, eh. Intanto ancora è presto. Fino alle 3:30 della notte non può succedere niente. L'orario chiave sono le 3:30. Tra l'altro, dopo un iniziale temporale, qua la situazione si è tranquillizzata perché è passato. È tornato il sole? Non proprio, piove. Però va abbastanza meglio, insomma, anzi va meglio, ecco, siamo italiani, va meglio. C'è un pochino di pioggia leggera, però va tutto bene. Io ricordo che qualche volta Trevor stava qua fuori e mi ricordo di ricordarlo un po' sbandato, ecco, un po' ubriacone qua dietro la roulotte. Adesso Lion, ovviamente ma per non caso c'è. Tu sai se questo fantasma è aggressivo? Questo non te lo so dire. Non dovrebbe interagire in nessun modo con ma te. Ma perché dentro casa ci sono mazze da baseball, beh, certo, cose. Ci sono tutte non le sue cose. Che magari. Comunque noi adesso ci mettiamo dentro casa tutti e due e aspettiamo che arrivi l'imbrunire, la notte. Anna, mi sembra esagerato, ancora manca tempo. Voglio andare a casa. Ormai è tardi per andare a casa, non si può più andare a casa. Dai, tirati su, dai. È buio. È buio. Allora, mantenete la calma perché adesso ci siamo, Se vieni con me ti faccio vedere. Guarda qua fuori. Buio, buio pesto. E sì, la situazione e continua anche a piovere, non è migliorata perché continua a piovere alla grande, Non c'è il temporale, però piove parecchio. La cosa curiosa è che se Trevor non c'è, non dovrebbe esserci neanche il suo furgone. E invece il suo furgone c'è, è qui fuori. Ma scusami, qui un fantasma non guida mica il furgone, no? Sai una miseria, che cosa può fare? Guarda che siamo su GTA, qui tutto può succedere. Comunque rientro dentro con te che eri da sola e non te ne eri neanche accorta, poverina. No, me ne ero accorta, infatti stavo lì accucciata in un angolo. Secondo il mio orologio
Ci troviamo all'incirca a mezzanotte e mezzo. Quindi senti, allora io c'è mi un metto po' di tempo dentro da aspettare, ancora. Quindi bisogna cercare. Dovrebbe apparire intorno alle tre. Però noi non è che ne abbiamo la certezza, eh. Io ricordo che quando lo vidi io fu così. Però che ne sai. Anna, alzati dal cesso, voglio, dai. Ma magari non compare proprio. Anna, fai molta figura. Fa la grazia, non... Anna, tira su. Dai, ma ti sei... Oh, che non succede nulla. Ci siamo, sono qui io, il Franklin. Allora, senti, l'ultima volta che hai detto non succede nulla, non succede nulla. Comparsa davanti una roba bruttissima, tutta mamma mia. Vieni, vieni, no. Allora, vediamo cos'altro c'ha dentro, ci sono i suoi vestiti, io ricordo benissimo. C'è un cane. Davvero? Ho sentito un cane abbaiare. È vero, questo potrebbe essere un segno. Attenta, no, eh. No, un segno di che? Ma perché Trevor c'aveva un cane? Non me lo ricordo, no, non mi pare, il cane ce l'aveva Franklin. Però che ne sai, magari un cane del vicinato che sente una presenza. No, no, può no, essere, non cominciare con può sta essere cosa di brutto. Presenza di che? Ti do un pugno. Allora, ti consiglio di guardare in prima persona, perché così vedi bene, hai una visuale più ampia di quello che succede intorno a te. Non voglio, non voglio. Anna, per favore, allora, siediti lì per terra, va bene? Io guardo intorno, qui, ok? Mi metto qui. Io mi ricordo, ecco, che quando lo vidi la prima volta, lui apparve proprio di fronte qui, oltre il bancone della cucina. Anzi, forse no, mi ricordo meglio. Lui apparve nella camera da letto. Sul letto. Allora, questa cosa me la ricordo vagamente anch'io, che era in camera da letto. Sì. Mi ricordo anche che durante la notte successero delle cose strane. E mi ricordo che poco prima della sua apparizione tornò anche il temporale. Ora, se noi consideriamo che adesso... che mi sa che è tornato il temporale, perché vedo che piove molto più di prima, Sì, sta piovendo un botto. Vado, vado a spizzare? Di brutto, Anna. Sì, No, 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 Lion, non andare fuori, però torna. Questo dentro, è un temporale violento, Anna, Lion, torna dentro. Molto peggio di quello che c'era prima, se mi è permesso anche dirlo, Questo è veramente temporale pieno. Buon segno. Può essere che lo becchiamo anche stavolta, io sinceramente non è che ci sperassi proprio al 100% di beccarlo. Perché, cioè, l'ho fatto un po' così, come video cazzeggiato, no? Dice, per rievocare anche il passato, quando vidimo l'apparizione, vedemmo, visdu, l'apparizione di Trevor Fantasma. Ti ho capito, però... ma questa apparizione te la potevi guardare anche da solo, allora, perché dovevi portare stai per buona, me, tranquilla, no, io... nelle mie mani. Guarda, non c'è niente da fare. Secondo me non manca tantissimo, no, infatti, allora siamo all'incirca alle due e qualcosa adesso. Tirati su, dai, che esatto. Fai, dai, basta stare lì con la testa tra le gambe, dai. Vieni, facciamo un giro del camper, che magari appare fuori. No, eh, allora io il giro del camper non lo faccio. Tra l'altro, perché poi vieni, magari... vieni, tranquilla. Ma io fuori? Ricordo, sì, fuori. Io ricordo di aver visto una volta uno screenshot di una persona a cui era apparso il fantasma, però lui l'aveva visto da fuori, quindi praticamente aveva visto la finestrella del camper. Attraverso la finestra? E aveva visto il fantasma dalla finestra. Vedi, tipo questa. Questa finestra oscura, però questa qui. Questa qui che dovrebbe essere la finestra della camera. Della camera da letto, dove io l'ho visto. Qualcun altro lo ha visto qua. Che lui, sai, io come ti ho detto già, lui a volte stava qui un po' ubriaco. Lion? Cosa c'è? Ho sentito tipo un clacson. Davvero? Mi sembra di sì. Può essere che iniziamo a vedere qualcosa, eh? Aspetta un po'. Allora, vedi vado le luci dentro? Vedi che da dentro adesso si vedono bene le luci. È questo vero. È un segno, anche. Io ricordo, forse da qui che è stato avvistato una volta. Dietro nel garage suo, forse era la macchina sua che ha suonato. Non lo so, però lo sentivo lontano, quindi può essere che effettivamente veniva dal garage. Attenta, allora rientriamo dentro, perché adesso siamo alle tre, secondo me. Quasi le tre. Due e mezza, tre, comunque ci siamo. No, io non voglio entrare, ti prego. Allora, entra prima tu. Qua fuori piove che Dio la manda, veramente. È una tempesta bella piena. Okay. Allora, qui sembra tutto ok. Allora, non c'è più niente, neanche... Allora, in camera da letto non c'è. O almeno, per il momento non c'è. Ci conviene dividerci, perché se deve arrivare adesso... Ok, allora me... io mi metto in bagno. Ok, allora io sto qui. No, in bagno no. Devi guardare la camera. Mi metto in bagno e piango. Allora devi guardare la camera grande. Io invece guardo la camera da letto così. No, la camera. Ok, va bene, sto così tipo. E mi giro anche perché riesco. Tanto di nuovo un cane. Allora io riesco a vedere bene sia dietro che davanti. Ci siamo, Anna. Ok, io più o meno vedo tutto, sia il bagno che questo. Secondo me ci siamo. Tre e mezza precise adesso. Ma io non voglio. Oh! Guardalo! C'è! Ed è vestito da morto come l'altra volta, come quando lo vidi io per la prima volta. No, Anna sta battendo le mani, guardalo. No. Porca miseria, perché? No, non ce l'ha con te, è andato in cucina.
Cioè ti sta fatti sta battendo le mani perché l'hai ammazzato. Non ce l'ha con noi, non avrebbe senso, per un attimo l'ho pensato, però non ce l'ha con noi. Sta tipo battendo le mani lì. Aspetta, io cerco di non mettermi. Creepy, ti prego. Io cerco di non mettermi in mezzo. Non so sinceramente con chi ce l'abbia. Mi levo. Veramente può essere una sorta di gesto di scherno. Eh sì, lo vedo che è andato in camera da letto. Stiamogli vicino, però non tocchiamolo. Bisogna non interagire perché voglio vedere se fa qualcosa. Io l'ho Lion, visto. Ma se magari tipo lo disturbiamo che siamo dentro casa. Aspetta che sta a fa qualcosa. Allora, adesso sta tipo davanti alla televisione. È come se fosse sofferente perché tipo si tiene la faccia. Sta guardando con ansia in giro. Come se avesse paura. Magari ha paura allora di essere ucciso. Tipo, mi ricordo che mi avevi detto che Trevor era tipo un po', come si pazzo, dice, paranoico. Fuori di testa, di brutto, sì. E infatti sembra che sta facendo quella cosa come se dice, adesso allora, mi trovano. Io sinceramente non so se è un fantasma o se è Trevor normale. Quindi non posso mettere le mani avanti e dirlo. Potrebbe essere anche normalmente Trevor che sta nella sua roulotte. Anche se arrivare in casa a quest'ora della notte, alle 3:30 circa, è un po' strano. Cioè voglio dire, perché arriva a quest'ora? Dovrebbe arrivare prima, no? Dovrebbe poi, arrivare no, normalmente. Allora, io stavo guardando proprio verso la porta. Lui non è che ha aperto la porta ed è entrato. Capito. Lui è comparso proprio sulla soglia della porta. È sparito, hai visto? Oh, è sparito Dio. Del tuo... abbiamo finito. Aspetta. Oh! Che paura. Potrebbe essere tipo glitchato magari, eh? Magari è lui ma è glitchato e si compenetra con le cose e sparisce e riappare. Però era inquietante di brutto. Cioè è sparito un attimo, avete visto? Ed è riapparso a tre passi Lion, da me. Lion, guarda. E come eri tu prima, Anna? Sta imitando le cose che hai fatto tu praticamente. Ha fatto la stessa cosa. Si è sdraiato a terra, piangente. Lion, voglio andare via. Certo che vedere Trevor così in lacrime fa anche curioso. È lui che è sempre stato anche coraggioso, forte. Molti di voi sono sicuro conoscono la serie di GTA. Cosa hai visto? Ti è comparso dietro alle spalle. Lo vedo. Sta uscendo, seguiamolo. È uscito? Seguiamolo, Anna, vieni. Vieni con me. Non voglio. Allora, qua scompare e riappare. Lo vedi che scompare e riappare lui? Tra l'altro qua fuori non mi piace. Piovigina ancora. Che sta facendo? Tipo dei segni a qualcuno? Come di allontanare. Sta cercando di allontanare qualcuno. È come se facesse. Andate sta via. Sta facendo dei segni però verso dove stanno cadendo i fulmini. No, non mi piace. Secondo me no, sta facendo verso la strada. Come se qualcuno fosse venuto a prenderlo ma lui non vuole andare. Però in realtà noi non vediamo niente di tutto questo perché, cioè, intendiamoci. Cioè magari sono cose che faceva quando era vivo. Sì, però intendiamoci. Potrebbe anche essere il vero Trevor vivo, eh. Cioè alla fine noi non lo sappiamo. Gli NPC di GTA fanno delle cose normalmente. Ho vanno capito, in giro. Ma questo non è normale. Che arrivasse a quest'ora è effettivamente strano. È andato in garage sul suo veicolo. Cioè sul, davanti al suo veicolo. Però ma poi oltretutto il fatto che è sparito. Sì. E ora ricompare perché lo sta facendo. Guarda, è ricomparso salendo le veicolo. Togliti da davanti. Togliti da davanti. Ma siamo sicuri che è un fantasma? Non lo so. Effettivamente che prenda un veicolo fa strano, eh. Non so se sta partendo. No, sì, questo vuole partire, Anna. Ci conviene prendere anche noi qualcosa? E la macchina con cui siamo arrivati? Ma che non ci ho pensato per niente. L'abbiamo parcheggiata un po' lontano. Vado a prenderla io. Tu rimani qui e guarda dove va lui. Va bene. Cioè, guarda che pioggia pazzesca, Anna. Ce l'ho, eh. Sto arrivando. È ancora lì? Sì, è ancora fermo qui. Con la macchina, sta dentro la macchina come prima? Sì, sta dentro la macchina, ma è bloccato tipo. Ok, sali a bordo, vieni. Salgo a bordo. Ok, noi non facciamo niente. Se vediamo che lui parte, gli andiamo dietro, altrimenti rimaniamo fermi. Sta partendo. Eccolo. Oh, è partito a 1000, eh. Aspetta, è che qua piove pure. Sta guidando strano. Sembra effettivamente che guida come un NPC normale di GTA, eh. Perché va avanti. Io non lo tocco. Io non lo tocco per nulla, eh. Sta andando verso... Qua si va nel mare, eh. Questo è il mare. E questa strada va a finire nel mare. Guardalo. Lion. Ci va dentro. No. Ci va dentro. Oddio. Guardalo. Guarda che scena. Sta andando a inabissarsi nel mare. Oh, è assurda questa cosa. Guarda, si vedono solo le... Sono sparite le luci rosse. È sparito, è andato dentro il mare. Guarda che veramente questa cosa è curiosa. E guarda caso, si è chiuso anche il ciclo della notte. Perché siamo all'alba. Cioè, ormai siamo all'alba. Saranno almeno le 5 del mattino. Possiamo andare a vedere se c'è sott'acqua, eh. Vuoi che vado? Ci vado io casomai, non ti lascio andare da sola. Andiamo insieme. Andiamo insieme. Ma io non so nuotare su GTA. Allora, secondo me il veicolo lo troviamo ancora. Però credo che lui non ci sia più dentro. Perché non è possibile. Piano. È finita la notte, quindi...
Come ci si... mio Dio, qua io neanche... non mi ricordo più un bel nulla. Io di solito giocavo col controller, quindi adesso il controller non ce l'ho. Per la prossima volta, ragazzi, se decidiamo di investigare altri misteri insieme ad Anna, questo duo del mistero, se deve continuare ad agire, Anna non vuole, ma io voglio, e anche voi volete, lo so. Scrivetecelo nei commenti, scriveteci di continuare con i misteri e magari suggeriteci quale mistero, tanto ormai li conoscete tutti, e io mi farò trovare pronto con tutte le cose che ci servono. Ma io sono sotto, ma non c'è niente. Ma anch'io da sopra lo vedo, perché io vedo il fondale e lui era qui e non c'è più niente. Eh sì, è andato via, è sparito completamente, sia lui che il veicolo. Guarda, perché era qui, io Com'è ricordo. È possibile! È possibile perché è finita la sequenza temporale della notte. Quindi lui dalle 3:30 fino alle 5 ha fatto quello che doveva fare. Cioè, ma è sparita anche la macchina! La macchina faceva parte della sua sequenza. Tra l'altro, se non vuoi sparire nel mare anche tu, ti consiglio di uscire, perché io non ti vedo più e non so più dove sei. No, sto sentendo, eccomi, non riuscivo a tornare a galla, ma ci sono, eccomi, sono dietro di te. Ok, ci siamo. Direi che è finita. Direi che abbiamo visto tutto. E meglio di così, sinceramente, non poteva andare. Cioè, l'abbiamo visto bene anche, e ha fatto anche diverse cose. È stato impressionante. Che io non avevo mai visto. Bene, allora, ci vediamo a un prossimo mistero. Io a questo punto dico che, secondo me, ci deve assolutamente essere un prossimo mistero. E quindi, da Lion, il grosso Chad, che possente, e la Lion normale, e da Anna Caghella, perché si è un po' strizzata oggi, ci salutiamo e ci vediamo stasera alle 19 in live. Mi raccomando, non mancate. E anche in live potremmo vedere i misteri di GTA, perché ci garba. Quindi non mancate sul sito Viola, Lion VGF Live, link in descrizione nel primo commento. E per oggi, Lion out! Ciao!